Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il progetto di oggi è una zucca in cemento. Andremo a fare una zucca in cemento proprio perché possiamo fare dei centrotavola per le nostre tavole autunnali o semplicemente delle zucche per la notte di Halloween. E il modo in cui andremo a farlo è molto semplice. L'unica cosa, dovete avere un po' di pazienza per i tempi di asciugatura. Dovete procurarvi del cemento bianco che trovate tranquillamente nelle ferramente o dove vendono prodotti per edilizia, dell'acqua, una ciotola, un'altra ciotola per appoggiarvi, dei collant, quindi se ce l'avete a casa rotti oppure potete tranquillamente comprarli, che siano abbastanza elasticizzati, un cordone, delle forbici e un paio di guanti per non sporcarvi le mani. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è preparare il nostro cemento. Ora, non c'è una ricetta vera e propria, dovete cercare di creare il vostro impasto che sia abbastanza fluido, ma non troppo liquido, ok? Quindi adesso io vado a mettere in una ciotola vecchia il mio cemento bianco, non prendete quello ad essiccazione rapida, altrimenti non fate in tempo a lavorarlo e quindi non vi viene un risultato ottimale. Io adesso cercherò di prepararne 3 o 4, 5 cucchiai perché farò una zucca non molto grande. Mi metto i guanti, potevo metterli anche prima. Vado ad aggiungere un po' d'acqua. Io lo aggiungo un po' alla volta in modo da capire se ne ho messa poca o troppa. Comunque alla fine l'impasto deve venire come uno yogurt un po' denso, diciamo un po' come lo yogurt greco, che è più denso. Una volta che abbiamo preparato il nostro impasto, andiamo a prendere una ciotolina, ci tagliamo dei pezzi di spago, ne serviranno 3, li mettiamo qui incrociati. Prendiamo il nostro collant e lo infiliamo nel barattolo. Una volta che abbiamo messo il nostro collant, andiamo a mettere il nostro cemento dentro la calza. Una volta fatto questo, togliamo la nostra calza da qui. Ora, se non vi è andata bene sotto, non importa, dovete premerla. Qui ci facciamo un nodo. Poi andiamo a mettere e a sagomare sopra il nostro incrocio e andiamo a creare la nostra zucchetta. Stringiamo. A me piace farle abbastanza irregolari. Ora rimetto tutta questa dentro a questo barattolo. La metto qui e devo aspettare i tempi di asciugatura. Una volta che abbiamo messo la zucca qui dentro, dobbiamo aspettare
4-5 ore per togliere il calzino. Per la vera asciugatura bisogna aspettare 24 ore. Non togliete il calzino dopo 24 ore perché altrimenti si incorpora troppo dentro al cemento e poi non riuscite più a staccarlo. Quindi fra 4-5 ore riusciremo a togliere il calzino e la rimetteremo di nuovo ad asciugare. Mentre sto aspettando che l'altra zucca asciughi, vi faccio vedere un altro metodo per utilizzare il cemento e quindi per fare una zucca di cemento. Andremo a fare un centrotavola dove vi rimarrà per poi mettere dei fiori, delle foglie, comunque una zucca contenitiva. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un barattolo un po' più grande dove metteremo la nostra calza, di un barattolo un po' più piccolo e questo per prepararmi tutta la mia miscela. Allora, la prima cosa che facciamo è quella di mettere il nostro calzino al barattolo. Ok, prepariamo il nostro cemento con la stessa tecnica che l'ho preparata prima, però qui ne serve un po' di più. Andiamo a mettere lo stucco nel nostro calzino, sicuramente quello che ho preparato è un po' poco, quindi magari ne andrò a preparare ancora un po'. Arrivati a questo punto, ce la sistemiamo un po', facciamo scendere e poi andiamo a crearci un buco nella parte centrale. Dobbiamo cercare di metterlo più dentro possibile. Ecco, una volta fatto questo, ci prepariamo come abbiamo fatto prima una bella croce. Tiriamo su e andiamo a sistemarcelo. Questo lo chiudiamo con un nodo. E anche qui rimettiamo dentro al barattolo. Quindi adesso aspettiamo un paio d'ore per l'asciugatura per togliere il calzino. Ma proprio per essere asciutto asciutto, poterlo lavorare e colorare, devono passare almeno 24 ore. Sono passate 3 o 4 ore e adesso andiamo a togliere la nostra piccola zucca. Fate questo lavoro con delicatezza perché non è ancora proprio asciutta e quindi se voi non usate la delicatezza potrebbe rompersi. Nostra piccola zucca. Adesso aspettiamo che asciuga bene e poi l'andremo a decorare. Siamo arrivati a togliere anche la calza da questa zucca. Prendiamo le forbici, tagliamo le nostre corde, sempre con delicatezza perché non è proprio asciutta, però se aspettate troppo poi non riuscite più a toglierla. Poi dentro, se riuscite a toglierlo subito, è anche meglio. Quindi prendete una spatolina, visto che non è ancora secco, riuscite a togliere quello che è l'eccesso. E
Vedete, ancora è fresco, quindi riesco, se c'è qualche difetto, a toglierlo. Bene, adesso la rimetto ad asciugare fino a che non passano 24 ore. Dopo aver creato tutte le nostre zucche con il cemento, andremo a vedere come decorarle. Non contenta di quelle che avevo in cemento, le ho comprate anche in polistirolo. Allora, la prima che andiamo a vedere è quella con il contenitore, dove potete creare il vostro centro tavola mettendo dei fiori finti, qualsiasi cosa, la spugna. Comunque dopo questo andremo a decorarla successivamente. Il colore che ho scelto per questa zucca è il polvere di rosa, un colore che è di un salmone molto chiaro. Poi in questa andremo a fare il trasferimento. Iniziamo a dare il colore alla nostra piccola zucca. Mentre aspettiamo che la nostra zucca asciughi, ne vado a cominciare un'altra con un altro colore. Questa volta il colore che vado ad utilizzare è Ali di Gabbiano. Questa l'abbiamo fatta, la facciamo rosa peonia. Una volta che abbiamo passato il colore e che è completamente asciutto, andiamo a carteggiare leggermente. Togliamo la polvere e adesso andiamo a passare la cera neutra. Una volta che abbiamo passato la cera neutra, aspettiamo che la cera si asciughi un pochino e poi andremo a fare il nostro trasferimento. Abbiamo aspettato che la nostra cera si asciugasse, adesso la nostra zucca è perfettamente asciutta. Adesso andremo a fare un transfer. Io andrò a mettere o questo o questo, adesso andiamo a vedere la grandezza, e è un transfer della Redesign, esattamente questo, che è proprio autunnale per fare le zucche. Allora, io adesso me la vado a ritagliare e credo proprio che questa sia quella che devo posizionare. Ora però, siccome è rotondo, per aiutarmi farò un pezzo alla volta. Thank you.
Una volta che abbiamo finito il nostro trasferimento, andiamo a mettere la cera neutra per proteggere di nuovo. Arrivati a questo punto, vado a dare un po' di cera invecchiante per fare anche un po' di chiaroscuro. Aggiunto la cera scura per renderla, per dargli un po' più di profondità, un po' più di movimento, un po' più invecchiata, un po' più shabby, e adesso aspettiamo che asciugano e poi qui andremo ad aggiungere il picciolo con una foglia, e qui invece è pronto per contenere tutti i fiori secchi che possono contornare e fare il nostro centro tavola. Adesso aspettiamo che tutto asciughi e nel frattempo andiamo avanti a fare le altre zucche. Dopo aver finito di patinare le nostre zucche, andiamo a terminarle. Allora, questa possiamo semplicemente aggiungere un pezzettino di legno con la colla a caldo. E andiamo a fare il nostro piccioletto della zucca. Poi, per abbellirla, io aggiungerei anche questa bella foglia rossa. E la prima zucca è andata. La seconda possiamo riempirla o con la spugna da fioraio, oppure se non l'avete a casa potete mettere del polistirolo e andremo a fare la nostra composizione di fiori. Vi faccio vedere questa che è già fatta. Quindi mettete dentro tipo del polistirolo e poi andiamo a mettere quello che farà la nostra composizione. Ecco qui, la nostra composizione è terminata, quindi abbiamo fatto le nostre due zucche, una semplicemente decorata con un transfer e una che è diventata un centrotavola. Le nostre zucche sono terminate, se ti sono piaciute metti il pollice in su e scrivici nei commenti. Se vuoi continuarci a seguire iscriviti al mio canale e continua a seguirci su tutti i miei canali social, su Instagram, su Facebook e anche su TikTok. Tutti i prodotti che ho utilizzato li trovi nel nostro sito www.colorchicvernicesciambi.it. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!